Ragazzi, benvenuti. Allora, in questo video vorrei raccontarvi un progetto, insomma, un piccolo progetto collaterale, diciamo, rispetto agli altri progetti, insomma, principali che mi ha comunque tenuto impegnato sia pure part-time per oltre 3 mesi. Ed è realizzare la foto che avete visto in copertina dell'analemma lunare sul lago di Garezza. Perché ci sono voluti 3 mesi e che cos'è questo analemma lunare? Vi racconto un po' quello che c'è dietro da un punto di vista astronomico, sia pure insomma in maniera molto semplificata, e poi vediamo come si dovrebbe realizzare correttamente un analemma lunare in questo caso e come l'ho realizzato io. Allora, che cos'è un analemma? Andiamo un attimo su Google e scopriamo che se andiamo a cercare la parola appunto analemma, scopriamo che l'analemma più famoso è l'analemma solare. Qua siamo sul sito dell'Università di Stanford, dove vediamo varie foto piuttosto interessanti. Ecco, vedete questa sorta di curva 8? Questo è quello che si chiama l'analemma solare e si ottiene se noi andiamo a marcare, diciamo, o a fotografare, insomma, a identificare la posizione del Sole alla stessa identica ora del giorno nell'arco di un anno. Allora, nell'arco di un anno, se noi andiamo a vedere dove si trova il Sole, naturalmente avendo fissato l'ora, quindi sempre alla stessa ora, scopriremo che non si trova sempre nella stessa posizione, naturalmente per via dell'asse terrestre inclinato e del moto di rivoluzione terrestre. Quindi quello che vediamo è che il Sole compie un percorso nel cielo che ha una forma ad 8, grosso modo. O ad infinito, diciamo, come magari a noi matematici piace di più vederlo, tant'è che il simbolo di infinito pare derivi proprio dall'analemma, cioè da questa forma che compie appunto il Sole. Ora, fare questa foto non è semplice perché richiede un anno, richiede 365 giorni, bisogna fotografare appunto dalla stessa identica posizione il Sole per 365 giorni, sempre alla stessa ora. E poi naturalmente vediamo che a seconda della latitudine in cui ci troviamo, dell'ora in cui fotografiamo il Sole, eccetera, eccetera, l'analemma solare prende delle forme diverse, cioè questa sorta di 8 può essere più o meno inclinato e può avere, diciamo, diverse forme. L'analemma solare è un qualcosa naturalmente di molto noto che è stato fotografato, le foto sono molto belle, molto spettacolari. Quello che io invece ho realizzato è una cosa un pochino diversa, cioè un analemma lunare. Ora, per quel che riguarda la Luna, la situazione è un po' diversa. Non dobbiamo andare a fotografare la Luna nel corso di un anno, dobbiamo in qualche modo un po', cambiare le cose. Ora, se noi andiamo a vedere, quando è che la Luna si trova esattamente nella stessa posizione del cielo? Beh, questo non accade dopo 24 ore, per via dell'effetto combinato del moto di rotazione lunare e del moto di rivoluzione della Luna intorno alla Terra, il moto di rotazione terrestre, eccetera, eccetera. Quello che accade è che sostanzialmente in media la Luna si trova nella stessa posizione del cielo non dopo 24 ore, ma all'incirca dopo 24 ore, 50 minuti e 29 secondi. Arrotondiamo a 24 ore e 51 minuti. Allora, questo significa che ogni giorno la Luna si troverà nella stessa posizione, in media naturalmente, 51 minuti dopo il giorno rispetto al giorno precedente. Beh, allora noi che cosa dobbiamo fare se vogliamo andare a rappresentare il percorso che la Luna fa nel cielo? Siccome noi vogliamo fotografarla in qualche modo quando si trova sempre nella stessa posizione, dobbiamo farlo ogni giorno con 51 minuti di ritardo. Allora, questo significa che se noi fissassimo naturalmente un posto, ok, e una direzione di scatto e fotografassimo per un mese sinodico, per un mese lunare, cioè per un periodo che va da una luna nuova alla luna nuova successiva, che in media è circa 29,5 giorni. E se noi fotografassimo appunto la luna, è partita Siri, abbiate pazienza. Ecco, se noi fotografassimo la luna, supponiamo oggi alle 21. Domani la dobbiamo fotografare dalla stessa posizione 51 minuti dopo, quindi alle 21 e 51.
Dopodomani dobbiamo fotografarla 51 minuti dopo le 21:51, eccetera, eccetera. Se facciamo questa operazione per all'incirca 28-29 giorni, diciamo, tra una luna nuova e l'altra luna nuova, che cosa vedremmo? Vedremmo il movimento della luna nel cielo, cioè una sorta di analemma lunare. Naturalmente in questo movimento la luna cambia fase, perché da un giorno all'altro la luna naturalmente cambia e quindi noi passeremo da una luna nuova piano piano a una luna piena e poi nuovamente torneremo alla luna nuova. Quindi questo è quello che volevo fare, identificare una location e fotografare l'analemma lunare, quindi andando a fotografare la luna appunto con 51 minuti di ritardo ogni giorno. Allora, come bisognerebbe fare questa cosa per bene? Beh, così come ve l'ho descritta, cioè bisognerebbe scegliere un posto e quindi una direzione, un'inquadratura e effettuare questi scatti appunto ogni giorno 51 minuti dopo nel corso di un mese lunare consecutivo, ovviamente, no? Quindi cominciando oggi e scattando ogni giorno. Ora, in realtà questo non è quello che ho fatto, un po' perché è complicato, perché naturalmente basta che un giorno il cielo sia coperto e non riusciamo a completare il nostro progetto. E dobbiamo ricominciare da capo il mese successivo, insomma, a partire dalla luna nuova successiva. Questo è un motivo. L'altro motivo è che non volevo farlo da Roma, dove mi trovo ora. E questo perché? Beh, perché l'analemma che avrei ottenuto non era esteticamente esattamente quello che volevo io. Ora ve lo farò vedere. E allora che cosa ho fatto? Beh, ho immaginato di fare questa operazione in un posto a scelta, quindi non necessariamente da Roma, ma in un posto qualsiasi, dalle Dolomiti, da Firenze. E per ciascuno di questi posti ho calcolato quello che sarebbe stato l'analemma lunare, cioè quale sarebbe stata la posizione della Luna nel cielo per appunto un mese consecutivo. Allora, come faccio a sapere quale sarà la posizione della Luna nel cielo? Ma naturalmente su questo ci sono molti, molti strumenti. Per esempio, vi faccio vedere un sito che si chiama ermas.org, dove ci dà esattamente tutte queste informazioni. Se noi andiamo a scegliere qui la luna, e naturalmente dobbiamo scegliere una location di osservazione, un punto di osservazione, Roma, Firenze, Dolomiti, quello che è, e andiamo a impostare una data. Beh, allora lui ci dice ad una determinata ora esattamente dove si troverà la luna. Quello che interessa a me sono le coordinate locali, cioè alt-az, cioè altitudine della luna rispetto all'orizzonte, e azimuth, cioè angolo in cui si trova, sono delle coordinate relative all'osservatore, cioè relative al punto in cui mi trovo. Quindi, ipotizziamo, 22 febbraio 2023, in quella posizione, alle ore, non lo so, che cosa, 19:38, la Luna si trova ad un'altitudine 11,9 e ad un azimuth 260,9, per esempio. Vedete questo qua? Ora, siccome se muovo il mouse, ecco, se lascio tutto immobile, 19:34, altitude 12,2, azimuth 260,5. Allora io posso andare a rappresentare queste due coordinate che rappresentano la posizione della Luna nel cielo, naturalmente rispetto a me, no? Rispetto all'osservatore, rispetto alla posizione che ho scelto, vado a fissarle e poi vado a vedere dove si troverà il giorno dopo, 50 minuti dopo l'orario di partenza. Vado a prendere le coordinate, vado a rappresentare anche quelle, poi vado al giorno dopo, ancora con 50 minuti di ritardo, vado a rilevare le coordinate e lo disegno su un grafico. E questo l'ho fatto, questo esercizio, per diversi posti, iniziando per esempio da Roma. Vi faccio vedere un po' quello che ho ottenuto. Ho deciso di iniziare la mia osservazione dall'8 dicembre 2022. L'8 dicembre era luna piena, quindi ho deciso di andare con il mio mese da una luna piena alla luna piena successiva. Tradizionalmente si va da una luna nuova a un'altra luna nuova, ma per motivi pratici, diciamo, io ho scelto di partire da una luna piena e quindi di finire con un'altra luna piena. Ora, l'8 dicembre 2022 ho deciso che era il primo giorno di osservazione. L'orario in cui che ho scelto come prima osservazione erano le ore 21. Allora, con quel software sono andato a calcolare la posizione della Luna rispetto a Roma, rispetto esattamente al punto in cui mi trovavo, immaginando di scattare dal terrazzo di casa mia,
e ho identificato alt, altitude e azimuth e li ho disegnati su un grafico. Poi sono andato al 9 dicembre con uno shift di 51 minuti. Ricordatevi, il giorno dopo io devo andare a vedere dove si trova la Luna 51 minuti dopo. Ancora una volta vado a calcolare Alt, Az e li disegno su un grafico. Lo faccio fino alla luna nuova, alla luna piena successiva. Quindi faccio questa operazione per 29 giorni, anzi per 30 giorni in questo caso, se consideriamo anche il giorno 0, cioè la prima luna piena. Quello che ottengo è questo grafico che vedete qua. Questo è l'analemma lunare in quel particolare mese, nella posizione in cui mi trovavo a calcolarlo, cioè da Roma, dal terrazzo di casa mia. Ora, è interessante questo, quindi la mia idea, quindi cosa avrei potuto fare? Avrei potuto fare questa foto esattamente dal terrazzo, no? In questa maniera. Però, allora, l'analemma non aveva esattamente la forma che volevo. Allora, siccome questo dipende dalla location in cui ci si trova, ho fatto un po' di altri esperimenti e alla fine sono andato a concentrarmi su una location, anche perché volevo un primo piano bello, interessante per la mia foto dell'analemma, sul lago di Carezza, dove avevo realizzato questo scatto. Questo è uno scatto RAW non post-prodotto, poi vi farò vedere come è stato post-prodotto. Questo è uno scatto del lago di Carezza, appunto. E allora sono andato a prendere esattamente questa location, ok, in Google Maps ci troviamo qua. Quindi gli ho dato esattamente le coordinate GPS di questa location e sono andato a vedere rispetto a questa posizione, ho rifatto tutti i miei conti e sono andato a vedere quali sono le coordinate della Luna ogni giorno a partire dal 8 dicembre 2022 alle ore 21. Quindi poi 9 dicembre alle ore 21:51, eccetera, eccetera. Ecco l'analemma. Quindi questo, allora, se io fossi stato lì sul lago di Carezza dall'8 dicembre del 2022 ogni giorno alle ore 21 a osservare la posizione della Luna, avrei notato questo percorso della Luna sopra al lago di Carezza. E allora ho deciso di realizzare questa immagine. Come? Beh, non potendo andare per un mese sul lago di Carezza, poi ripeto, c'è la difficoltà che magari non è sempre sereno, allora ho deciso di ricostruirla questa cosa. Quindi che cosa ho fatto? Ho fotografato ciascuna fase lunare separatamente. Quindi, per esempio, ora questo, vi metto un attimo questa tabella in ordine rispetto alla data di scatto. Questa è la data di scatto. No, scusate, fatemi ordinare la tabella. Ecco questo, scusate, ho sbagliato, questo naturalmente è il 2023. Ecco. Allora, la prima foto che ho scattato è l'11 dicembre 2022. Questa è la fase 27. Ho numerato le fasi partendo da 0, luna piena. 1 il giorno dopo la luna piena, 2 il giorno successivo, 3, eccetera, eccetera, fino alla luna piena successiva. Quindi il giorno 27 a partire dalla luna piena era l'11 dicembre 2022 e ho fatto un primo scatto e ho naturalmente le posizioni le avevo già calcolate. Quindi ho scattato tutte queste varie fasi lunari nelle date che vedete a partire da dicembre 2022 fino al febbraio 2023. Quindi in sostanza tutte le lune, diciamo, che mi servono per costituire l'analemma non le ho scattate in un mese, in giorni consecutivi, perché questo naturalmente non era possibile, ma le ho scattate in un periodo di grosso modo 3 mesi, d'accordo? Andando ogni volta a segnare qual era la fase ovviamente corrispondente a quello scatto. Quindi se quella foto avveniva il quarto giorno dopo la luna piena, quello lì era lo scatto numero 5, e quindi lo andavo a collocare nella mia tabella qui. E qui ho riportato i numeri delle mie immagini. Alla fine di tutto questo ho ottenuto una serie di immagini della Luna che sono quelle che vedete. Quindi, a partire dalla Luna piena, tutte le fasi successive. Ora vi racconterò fino, naturalmente, compresa
diciamo così, la luna nuova, d'accordo? Fino alla luna piena successiva. Queste sono le immagini già lavorate, già post-prodotte. Tra un istante vi parlerò anche un attimo della post-produzione. Dopodiché si trattava di andare a posizionare tutte queste lune seguendo questo schema sul lago di Garezza, sul paesaggio. Ci arriviamo tra un attimo. Prima parliamo della fase di scatto. La fase di scatto è molto semplice. Io ho scattato tutte le foto con un obiettivo Fujifilm, questo è un 150-600, io l'ho utilizzata a 600 mm con anche un moltiplicatore di focale. Volevo un close-up della Luna, poi naturalmente avrei ridotto le dimensioni, no, però volevo un'immagine più vicino possibile. Quindi ho scattato a 600 mm con moltiplicatore 1,4. All'inizio del progetto avevo una T4 e una T3, quindi ho scattato a volte con la T4, a volte con la T3, poi mi è arrivata la T5, che è quella che vedete ora montata, quindi gli ultimi scatti li ho fatti con una T5. Ho utilizzato semplicemente un telecomando, naturalmente, e un treppiedi per fare una serie di scatti della Luna. Dopodiché non ho fatto per ogni giorno un solo scatto, ho fatto un lavoro un po' più preciso, diciamo così, sulla Luna, cioè ho fatto uno stacking di immagini. Vi rimando al mio tutorial, ora non mi addentro in questo perché diventerebbe lungo, ma ho un tutorial specifico sulla post-produzione della Luna minerale nella mia playlist Astrofotografi su YouTube, quindi trovate lì il tutorial esattamente su come realizzare questi scatti. In poche parole, quello che ho fatto, anziché fare uno scatto solo, ne ho fatti alcune centinaia, poi ho fatto uno stacking di queste immagini per avere una migliore qualità dell'immagine. E poi ho fatto una post-produzione per tirare fuori un po' i colori della luna minerale, diciamo cosiddetta. Devo dire che, a differenza del tutorial in cui vi racconto come fare gli scatti utilizzando anche gli scatti di calibrazione, dark, flat e bias, in questo progetto non ho fatto scatti di calibrazione perché sarebbe diventato veramente eccessivamente complicato. Quindi ho fatto solamente i cosiddetti light frames, cioè ho iniziato facendo ogni giorno 1000 scatti della Luna, poi me ne sono reso conto che erano davvero eccessive, avrei avuto una quantità di immagini, 28.000 immagini poi da mediare insieme, e quindi ho ridotto e sono arrivato a fare 200-300 foto della Luna per ogni sessione di scatto. Dopodiché ho fatto appunto uno stacking, cioè essenzialmente una media di queste immagini, ancora vi rimando al tutorial per la spiegazione su come farlo, e dopodiché ho fatto una post-produzione di questa luna, che è quella che vedete qua, che è una post-produzione molto molto semplice, cioè sostanzialmente a partire dall'immagine di base della luna, fatto un minimo di regolazione con i livelli, poi attraverso una serie di livelli di regolazione, tonalità, saturazione, cosa che spiego nel tutorial, sono andato a tirare fuori un po' i colori dalla luna. Poi il resto è bilanciamento colore, è ancora bilanciamento colore con il colore selettivo e poi delle curve per dare un contrasto finale. Il risultato è un'immagine, diciamo, abbastanza buona, abbastanza dettagliata della Luna. Questo naturalmente, questa operazione l'ho fatta per ciascuna fase, no? Quindi per ciascuna delle mie immagini della Luna, eccole qua, qui le vedete tutte, d'accordo? Quindi per ciascuna di queste ho fatto la mia post-produzione e quindi ho ottenuto alla fine quello che vedete qui. Tutti i miei scatti post-prodotti sono 28, 29 per la precisione, includendo appunto anche la Luna nuova, sono 29 scatti della Luna. Ok, a questo punto lo step successivo è andare a mettere questa Luna sul paesaggio. E allora torniamo un attimo in Photoshop. E allora che cosa ho fatto? Beh, questo è il paesaggio sul quale volevo andare a collocare il mio analemma. Non in modo casuale, ripeto, la posizione l'ho calcolata, poi vi dirò molte approssimazioni che ci sono in questa cosa. Sia chiaro che questo è un lavoro prettamente artistico e non scientifico, quindi diciamo, non c'è un approccio scientifico a questo tipo di immagine, sia chiaro, però volevo ripetere, insomma, rappresentare l'analemma corretto come l'avrei visto dal lago di Garezza, naturalmente non una curva a caso. Allora, come prima cosa ho fatto un po' una post-produzione della mia immagine di primo piano, bene, molto semplicemente sono andato a schiarire un pochino le ombre in camera RAW.
a scurire un po' la parte superiore del cielo. Ho fatto un po' di dodging and burning, cioè di regolazione di luminosità ancora qui sulle montagne. Cioè, questa è una post-produzione semplicemente del primo piano, no? Che, diciamo, per avere un primo piano più efficace poi da utilizzare per la mia immagine. Dopodiché ho fatto una sostituzione del cielo, ho sostituito questo cielo con, faccio vedere, questo che vedete qui, con un tramonto, ok? Eccolo qua. Quindi questo è il cielo sostituito, quindi da qui sono passato a questo. E a questo punto sono andato un po' a valorizzare questo tramonto con dei filtri graduati in modalità luce soffusa, quindi passando da qua a qua, andando un po' appunto a valorizzare i colori del tramonto. E questa è la mia immagine di primo piano. Dovete guardare la parte di sopra, la parte di sotto non l'ho toccata perché quella poi la lavorerò separatamente in maniera successiva. Ok, quindi dimenticatevi cioè tutto quello che c'è qua sotto, dimenticatevelo completamente. Ok, stiamo guardando la parte di sopra. Bene, a questo punto su questo cielo devo andare a mettere il mio analemma. Quindi ho preso i miei riferimenti, ho preso il mio grafico, ho preso le coordinate e lo sono andato a posizionare sulla mia immagine. Quindi questo è l'analemma che avremmo visto dal lago di Garezza. Ci sono delle approssimazioni in questo, perché anche se il calcolo dell'analemma è corretto, dovrebbe essere corretto, però il posizionamento dell'analemma del cielo non è accurato. Vale a dire, quello che voglio dire è che questo analemma avrebbe potuto essere così, ma anche leggermente spostato a sinistra. Grosso modo è quella lì la direzione, è quella la posizione. Ma un po' più in alto, un po' più basso, un po' più a sinistra, un po' più a destra, non ho i riferimenti precisi per poterlo determinare, d'accordo? Quindi c'è un'approssimazione naturale, però grosso modo vedremo un percorso di questo tipo. Ora, questa è la posizione della Luna, ora devo andarci a mettere la Luna. Beh, naturalmente per farlo devo identificare tutte queste posizioni della Luna a cosa corrispondono, cioè la mia Luna piena. Dove va su questo grafico? Beh, naturalmente ho il mio schema, no? Quindi se io vado a vedere il punto 0 è questo, no? È quello che vedete qui. Vedete se io lo cancello, no? Ok? È quel punto là. Quindi la luna piena va posizionata qui. E poi così via, ok? La fase successiva va lì, la fase successiva lì, ok? Eccetera, e via dicendo, no? Quindi sono andato in questa maniera, allora, a prendere tutte le mie immagini della Luna e una alla volta a posizionarle. Scusate, ho spento troppi livelli. A posizionarle sul mio analemma. Quindi ecco qui uno. E le varie fasi, una alla volta, le sono andate a posizionare. Ok, ora le accendo tutte, naturalmente facendo corrispondere la fase lunare con la corretta posizione nel grafico dell'analemma. Ok, una volta posizionate tutte, posso spegnere il grafico sotto che mi serviva soltanto come riferimento, e questo è il risultato. Quindi questo, vedete, è il percorso della Luna nell'arco appunto di 29 giorni. Quindi questo è il mio analemma. A questo punto ho fatto semplicemente un po' di lavoro di post-produzione abbastanza normale, abbastanza tradizionale. Beh, intanto ho deciso di inserire un po' di stelle, ok, per dare un po' più di atmosfera all'immagine. Per fare questo ho semplicemente preso un cielo stellato e lo sono andato a posizionare in modalità schiarisci con un gradiente in maniera che apparissero alcune stelle naturalmente nella mia immagine. E dopodiché ho lavorato sul riflesso che naturalmente va costruito, va ricreato. Quindi sono andato a ribaltare
la porzione superiore dell'immagine, naturalmente in maniera credibile, cioè andandogli a applicare il blur, cioè il mosso che naturalmente deve avere nell'acqua. La stessa cosa ho fatto per il riflesso della luna e dopodiché ho regolato tutto con delle curve per andare a regolare appunto il contrasto e la diciamo, luminosità della mia immagine e del mio riflesso. Il risultato finale è questo, quindi una rappresentazione appunto dell'analemma lunare sopra il lago di Carezza. Allora, ancora una volta devo dirvi che spero che l'immagine vi piaccia. È un progetto che mi ha appassionato, che è stato lungo e faticoso, ripeto, a parte 3 mesi, diciamo, di scatti, molto spesso alle 3 del mattino, alle 5 del mattino, perché insomma, bisognava riuscire a fotografare quando la luna era disponibile, quando non c'erano non c'erano nuvole, e naturalmente poi in prossimità della luna nuova è difficile fotografarla perché sostanzialmente non la vediamo quasi mai, perché sorge, diciamo, con il sole e tramonta con il sole, quindi insomma è difficile, a volte abbiamo pochi minuti proprio per fotografarla. Quindi è stato impegnativo dal punto di vista dello scatto, è stato anche impegnativo capire, diciamo, un po' come fare questi calcoli e come rappresentare il nostro analemma in un modo non fedele, perché non è fedele, ripeto, non è una rappresentazione scientificamente accurata, è comunque una rappresentazione artistica che non ha nessuna pretesa di esattezza, però insomma in qualche maniera non è neanche completamente arbitraria, perché le coordinate della Luna sono state calcolate, diciamo, in modo il più possibile corretto rispetto a quella posizione, rispetto a, diciamo, a quella direzione di scatto. Ovviamente l'analemma, come appunto come vi ho raccontato, è ricostruito, cioè non è scattato nel corso di un mese lunare vero e proprio, è scattato in momenti diversi e poi a posteriori ricostruito. Mi faceva piacere dare un po' questa rappresentazione di quello che è un po' il simbolo di infinito. Sapete, io sono un matematico come, insomma, formazione, come lavoro, e quindi insomma sono anche forse un po' legato a queste cose. Ecco, questo simbolo di infinito con il movimento della luna e del cielo lo trovavo affascinante e ho cercato di dare un po' una rappresentazione artistica di questa che ho chiamato la danza della luna. Spero che l'immagine sia di vostro gradimento. Ho voluto realizzare questo breve tutorial, diciamo, un po' per spiegare quello che c'è dietro l'immagine, perché altrimenti capisco che può essere un po' difficile da interpretare, e un po' anche magari per darvi qualche spunto per realizzare qualcosa di simile o qualcosa di diverso, ma diciamo magari qualche spunto, diciamo, creativo che potrete poi applicare ai vostri progetti. Va bene ragazzi, questo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo presto al prossimo appuntamento. Un abbraccio!